Furio, ti dirò che io ho sentito anche dire 60 milioni per Gonzalez, ma non l'anno scorso quando ha rifiutato i Brentford. Che ora, un mese e mezzo fa, Gonzalez 60 milioni, ma non ti danno nemmeno quanto l'hai pagato te. Non ti dà un giocatore che gioca metà stagione altalenante. Buongiorno, sono Marco da Prato. Io stamperei un libro, la seconda Bibbia, il Vangelo di Furio, grande Furio, Marco Viola Scuro. Ciao Furio, ho un libro stampato, sono d'accordo su tutto. E quindi, secondo te, che si può fare per invertire la rotta in questo momento qui? Grazie, ciao grande Furio, Davide Pociacaiano. Buongiorno Lady Radio, e ha ragione Furio, e deve giocare Gonzalez. Vi ricordate Battistuta, torna dalla Coppa America, dorme due ore e a Bologna fa una doppietta. Ma di che si ragiona, ragazzi? E deve giocare come? Fabio da Scandicci. Buongiorno Furio, facciamo un gioco. Scegli un giocatore e un allenatore per l'anno prossimo, tenendo conto delle nostre possibilità. Chi prenderesti? Ma Arthur è un altro mezzone che fa mezze partite, che non verticalizza mai, che ha fatto un assist dall'inizio dell'anno. Ma che ci se ne fa? Serve giocatori buoni, ragazzi. No, Arthur. Arthur, dall'inizio dell'anno si parla d'Arthur, ma non serve a niente. No, vorrei salutare Furio, perché poi la sua fiorentinità esce sempre e comunque dice anche delle cose giuste. Ma come si fa a parlare di tenere Gonzalez in panchina? È uno dei nostri top player, ma sono ragazzi, c'hanno più di 20 anni, ma una partita importante come domani è indiscutibile che sia dentro, ma come anche mercoledì. Non è che siamo una squadra, ci sa tre squadre come può essere l'Inter o la Juventus, e chi è bravo deve giocare e buttarlo dentro. Un saluto, Max Novo. 13 e 6 minuti, beh, c'è una batteria di messaggi a cui rispondere, Furio. Ah, Marco, del Vangelo, gratificante. Però devi partire da un allenatore e un giocatore italiano, per l'anno prossimo. Italiano è Lukaku. Allenatore è un centravanti. Italiano è Lukaku, perfetto. Centravanti, potevi scegliere anche in altri ruoli. Lukaku. Però scegli lui. Voglio far gol io, Duccio. Giusto, no, ma centravanti fanno vincere Lukaku le partite. Lukaku se li fa, se lo aiuti e se non lo aiuti. Bene, casca una palla di rigore. Come Vlahović, bene. E poi cosa si può fare per cambiare tutta questa situazione? Ti ha chiesto un altro ascoltatore. Che rimanesse qua Italiano. Poi hai sentito. Se no, il futuro è molto nebbioso, nuvole brutte come quando si vede sul mare e poi arriva. Riprecisando una cosa che ti ha detto ottimamente inizio trasmissione, che non è che ti fa paura tanto l'allenatore che arriverà, perché magari ci sono allenatori anche bravi che arriveranno, quanto i rinforzi della squadra. Cioè il fatto che c'è da rifondare la Fiorentina, perché o per scelta o per burocrazia 7 giocatori sono liberi. E guarda caso sono a centrocampo. Poi il portiere si piglia, il terzino si piglia, perché c'è da rinforzarlo da quella parte là. E quindi ci vuole idee chiare, pesare quello che si può, e fare una richiesta al direttore sportivo di giocatori che lui gradisce. Cioè, uno bravissimo a fare sta cosa qui è Maurizio Sarri. Perché Maurizio Sarri, voglio un centrocampista, voglio qui, voglio là. E gli hanno preso anche, l'ho visto Giovanci, come si chiama? Valdifiori? Però è un buon centrocampista quello, lui te li chiede e li modella e li fa migliorare. Quindi sarebbe stato allenatore perfetto per la Fiorentina, Sarri? Certo, questo, se viene Sarri che vada pure via Italiano. Lo sai perché te lo dico? Perché se uno dice viene Sarri è garanzia di investimenti da 50-60 milioni, e te sta dicendo tutto il resto, sta dicendo che Sarri non solo l'investimento conta il giocatore che gli dai. Sarri ha avuto Giuntoli, ha avuto Marcello Carli, che sono amici a me carissimi, e Sarri chiede ai giocatori, ti dà, come li conosce tutti, ti dà i pregi che lui vorrebbe avere su un giocatore che lui vuole allenare.
E se tu glielo dai che si avvicina a quello che dice, lì va bene. Perché poi ci pensa lui a migliorarli. Questo è un allenatore di campo fantastico, fantastico. Questo in campo, e poi vedi, c'è anche dei problemi di gestione. Se non giochi sempre bene, è un casino. Quando ha preso l'esterno della Spal, che è fortissimo, che a me, come si chiama? Dai, quello. Lazzari. Codesto. Che con a Leonardo Semplici gli ha fatto vincere 3 campionati. Questo lo piglia il Napoli dalla spalla, la Lazio, dalla sì, chi l'ho preso? La Lazio. È una cosa, come dire, si va in mercatina a comprare giocatori la Lazio. Invece lui li modella, li vuole, gli basta 5 indicazioni, poi ci pensa lui. Ecco, quindi continua a dire sarebbe l'allenatore perfetto. È un allenatore perfetto e anche aziendalista. Ecco, quindi sarebbe due volte. Però non gli rompete i coglioni, eh. Se no piglia e via in via. Questo significa aver personalità. Questo significa aver personalità. Non gli rompete le scatole, era uguale, sì, uguale. Ma beh, ma tanto insomma. No, io alla mia età non posso fare lo stupidello. E poi il tema Gonzales, che si divide tra è stato detto anche di un'offerta a 60 milioni. Ascoltatore, vedo ragione. Che tu stai sorridendo quando mi fai la domanda. 60 milioni va bene. Cioè, se arriva un'offerta a 60 milioni per Gonzales, chapeau, si vende a quella cifra, perché comunque è in causa acquisto. In causa acquisto. Mentre, e poi sul discorso di farlo giocare domani sera, mi sembra che qui non ci sia molti. Ma deve giocare, non ci siano molti ma dubbi. Deve, ma sta scherzando. Ma deve giocare domani sera, se il primo entra in campo. Ma si sta scherzando. Anche Beltran. Cioè, perché no? Anche lui è andato in Argentina, ha giocato all'Under 23. Ecco, perfetto. Beh, come ha giocato? Bene? Sì, bene. Ma senza dubbio, ma te lo ridico, i giocatori che hanno fatto per 20 anni 3 partite alla settimana, vuoi te lo ridire? Tanti. Ecco, tanti. Tanti. E chi vuole essere bravo e chi è bravo le fa. Così come, per esempio, prendo spunto da un messaggio di quest'altro ascoltatore, la partita importante è quella di mercoledì. Per me Nico è solo un buon giocatore, ma siccome ha sempre problemi dappertutto col Milan, che c'è la Coppa? La Coppa o l'Atalanta. Lo risparmierei, gli farei giocare massimo un tempo. Perché c'è anche chi dice puntiamo solo sulle coppe e lasciamo stare il campionato. Risparmiare un tempo. Io vorrei che qualcuno riuscisse a farmi non capire, avvicinarmi appena. Non lo posso accettare. Ma cosa risparmio? Cosa risparmio? Cioè il maialino metto sordine idee. Ma cosa risparmio? Le energie per fare una partita ce l'hanno sempre. Te guarda gli altri sport, è il cervello. Cioè ti stanchi a fare l'allenamento, non a giocare la partita. La partita è un piacere, la partita ti diverte, la partita ti stimola, la partita ti migliora. E l'allenamento ti fa vedere due coglioni incredibili. Ma la partita non esiste stanchezza. Ora non voglio pigliare i ciclisti, i tennisti, ma anche i tennisti ci hanno tutti i giorni un par d'ore. Perché c'è questo, sono soli, si mettono a sedere una volta i dispari, vabbè, tira via. Ma uno può fare dopo 10 minuti. Può risparmiarsi anche a giocare a pallone, fa 3 scatti in meno e se già pari. Quindi non esiste, l'atleta è nato per competere, solo il calcio vuole 7 giorni di distanza, solo il calcio. Ma stiamo scherzando, basket giocano tutti i giorni. Oh, basket è uno sport di una violenza con rose di 10 giocatori, non di 15, anche se giocano, no, ovviamente. Io voglio bene il pallone, è stato il mio benessere, la mia famiglia è stata sempre bene perché e quindi lo rispetto, però non esageriamo. Ma i bambini giocano tutti i giorni 5 ore a Campini. Ma anche cioè, i ragazzi fino a 16 anni, ma vanno mica allenati. Che finito l'allenamento, vanno a Campini a giocare 3 ore con gli amici. Quindi voglio dire, la fatica di un calciatore, se ti fai male, si fanno sempre male gli stessi, ma se no, no. Ma altrimenti, no. Ora, anche se, devo dirti la verità, c'è più violenza muscolare ora, perché c'è tanti scatti, tante frenate, tante sterzate. Quindi solleciti più il muscolo, sì, di prima. Sì, sì, però se te ti fai, sì, cioè, freni 5.000 volte, sembra un gran premio di Formula 1, fai frenare, frenate brusche, lì quando freni fai degli sforzi muscolari pazzeschi. Quando giri, quando svolti, quando acceleri, questi legamenti che girano, smuovono, saltano, quello è vero. Però se uno si cura bene e fa un'ora di stretching al giorno, probabilmente va incontro al non farsi male. Poi se c'è il trauma è il trauma. Beh, quello però non lo puoi prevedere, nel quindi senso la stanchezza nello sport
Io non gli do tutta l'importanza lì. Poi, secondo me, se uno parte con il ragionamento nel dire lo tengo in panchina per risparmiarlo e poi lo metto nel secondo tempo, paradossalmente gli fa anche uno sfavore, non un favore, perché quando entri nel secondo tempo entri magari perché il risultato è in bilico, quindi devi dare il doppio e quindi ti stanchi di più, che magari entrare il primo tempo, poi fai magari due gol, gestisci la partita e via, insomma. C'è come nella benzina, sono qui, devo stare attento, sì, l'attacca, famosa attacca. E lì è tutta la partita, è un film stupendo, un film che ti dà delle motivazioni che non sai il perché, ma tu vedi quello, poi fa un bel passaggio, ti viene morale, un amico ti dice bravo, te vai, c'è un cumulo, una serie di cose che migliorano. Ragazzi, ma quando uno, che mestiere fai? Gioco. Gioca a calcio. Uno che mestiere fai? Muratore, barista, giornalista. Ecco, sì. Te che fai? Io gioco. È bello, è bello, no? È un bel vantaggio, sì, è un bel vantaggio. Sicuramente. Anche, no, mentalmente, ma voglio, certo, voglio fare il poeta io, eh? No, no, non è che dici è per gioco, il conto in banca, no, dici proprio per la gratificazione. Questo vale un po' per tutti gli sport, no? Si allenano, sono tutelati, hanno mille vantaggi, hanno mille protezioni, hanno mille cose che allontanano gli infortuni. Poi dopo, se tu pigli una randella e ti rovescia, pazienza. Capito? Però è troppo bello, lo sport è troppo bello. Allora, pubblicità, poi torniamo, sentiamo i vocali e preparati perché ci sono altri messaggi anche ti devo leggere, quindi ci sono un po' di vocali e un po' di testuali. Però mi piace l'allenatore e il giocatore di te, vuoi per l'anno prossimo, eh? Lukaku e italiano. Beh, quindi agli amici dei City che riprendono tutte perché le italiano, dichiarazioni poi, in furio, momento, italiano perché Lukaku. Lukaku è il sogno e non me lo dai e lo piglio, grazie. Italiano serve per tutto quello che ho detto prima, capito? Perché la Fiorentina poi italiano dopo può chiedere e chiede cose. Te dici italiano che, è la calamita per arrivare a questi giocatori. Italiano può chiedere delle cose alla Fiorentina ora che Aquilani forse non ce la fa, che Gilardino forse non ce la fa, perché rispetta l'incarico. La Fiorentina è roba seria, eh? E quindi lui non si può mettere contro la società, quindi va bene tutto. No, 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 no. Perché te dici Gilardino viene dal Genoa, il primo anno dice vabbè, e Gila. Io guardo allora, come ha fatto italiano 3 anni fa quando è arrivato. Perfetto. Il Gila, te l'ho già detto e lo ridico volentieri, ha allenato Francesco Di Santo a Siena, eh. Quindi una situazione anche economica, insomma. Con Giorgio Perinetti, direttore sportivo. Era quando c'era la proprietà lituana? Non lo so. Comunque perché hanno cambiato 83, quindi non si sa. E mi ha detto Francesco che è un allenatore vero. E gli allora, poi c'è questo, quando un allenatore è bravo, più che sale, più bravo è. Perché ha idee, quando fa gli schemi, fai uno schema con una squadra di sci, guarda, te vai sulla fondo, poi ti fermi, rientri e la metti. Ecco, in C può anche non accadere, ma in A sì. In A, se tu lo chiedi a Castrovilli, quando vai sul fondo, hai dribblato, rientri e mettila subito. Castrovilli lo fa, magari in C non ce la fanno. Chiaro. Quindi migliora il quadro generale. Migliora, più che sali è meglio stai, si sta meglio ai four season che ai campeggio, rapido o no? Sì, questo è vero, pubblicità e poi torniamo.
Salve, scusate, ma ci hanno dato una balla di soldi per Igor, ce ne possono andare 50 per Gonzales in Premier. Buonasera Marco da Barberino, oggi vi stalkerizzo perché sono in viaggio. Cioè, però Duccio, mi spieghi perché gli hai dovuto dire a Furio, dice, ti ha scelto un centravanti quando gli ha detto di Lukaku, potevi scegliere altro. Ma io stamattina avevo preso la fissa su Belotti, però insomma, Furio che gli ha una detta lavori, anche lui, gli ha ritenuto opportuno, credo proprio oggettivamente, partire dai centravanti. Il problema del calcio non è nella stanchezza fisica da corsa, ci mancherebbe altro. Il problema del calcio è che è uno sport in cui ci sono contatti continui, per cui anche quando non ti fai male da dover star fuori, hai preso un sacco di botte lo stesso. Non a caso, lo sport dove si menano, il rugby, giocano poco, il football americano non ne parliamo, il basket non si menano, corrono tantissimo, in tutti gli altri sport corrono e saltano, ma non si menano. Il contatto c'è nel calcio, per questo si dovrebbe giocare meno. Grande Furio, tanti auguri di buona Pasqua a te e famiglia dai Trombaio. Grande Furio, un'istituzione. Ciao, buongiorno, ciao Furio, numero uno. Hai pienamente ragione, devono giocare sempre, i più forti sempre. Che problema c'è? Una volta hai i tuoi tempi, ai tempi di tuo babbo, ai tempi di Rivera, di Massola, e dopo anche Antonioni, dopo anche Battistuta. Avevano 13-14 giocatori in tutta la rosa, giocavano sempre gli stessi, dai, su. Poi un'altra cosa, veramente ragione anche su Sarri. Sarri numero uno, poi di Firenze, volendo stare a Firenze, volendo rimanere lì. Con Sarri ci farebbe una bella squadra. Ciao a tutti, Nata Cattolica, forza Viola. Bene, 13 e 21 minuti qui sulle di radio. Come si chiama il signore lì? Allora, quello, cioè, bello, capito, come quello che ti ha detto del rugby, del contatto, Massimo D'Ammestre. Massimo D'Ammestre, ci sente? Eh? Sì, sì, ci sente, fedelissimo. Ascolta, Massimo, ascoltatore. Con tutto il rispetto, ma proprio siamo uno da una parte e uno dall'altra. Nel basket non c'è fisicità? Ma stai scherzando? Basket si danno delle sportellate che nemmeno al rugby. Basket non solamente un po' tocca la mano su due tiri, ma si danno delle botte quando fanno il muro là, come si chiama, che sono incredibili. Esci da una partita di basket e sei pieno di dolori. Ma cosa vuol dire i dolori fisici, il contrasto, ma passano tutti, questo è il regno degli alibi. Le botte le dai e le prendi, passa il giorno dopo, a meno che non tu ti rompi. Ma non scherzare, non proprio, per me non hai bene l'idea di cosa sia uno sport e di cosa voglia dire la stanchezza o quello che tu pensi. Ma sul basket hai preso un granchio pazzesco, cioè, pazzesco. Poi il rugby e il football americano a me non mi appassionano. Il rugby conosco bene anche l'allenatore della nazionale, ho conosciuto il capitano che era un fiorentino, però il rugby, siccome l'ho fatto, si perde purtroppo, ora no, ora è un momento che abbiamo detto, momento straordinario, però prima si perdeva anche in Svizzera e va bene, cioè se vuoi vincere, guarda il tennis con Sinner, tutti hanno la racchetta a mano in Italia ora, e quindi poi non mi coinvolge molto perché non capisco le regole, non capisco i falli, non capisco tante cose, e il football americano proprio non lo guardo perché è una roba americana che non mi stimola niente. No, però discorso, secondo cosa me cosa mi ha detto, poi dimmi. No, poi c'è quell'altro ascoltatore, Marco, e saluto, che ci scrive sul perché sei partito dall'attaccante. Ma io non è che stamani ho sponsorizzato Belotti, ma non è che volevo criticare Furio. Hai sponsorizzato Belotti, te, Duccio? Sì, se rimane Belotti sarei contento, cioè, poi è chiaro, se mi dici Belotti o Lukaku, uno prende Lukaku, però perché saresti contento, Duccio? Perché non mi dispiace un attaccante, non ti vedo convinto su Belotti, ma ci non sta. Ti vedo convinto perché Belotti ha fatto 100 gol, ma 4 anni fa e in 4 anni non ha più fatto uno. Ci però sono. Mi insegna, se l'ha fatti vuol dire che ce l'ha nel sangue, no? Quindi forse, ecco, non ha trovato la... Facciamogli un'analisi del sangue perché qui io non ce l'ha più, perché dopo 4 anni uno si assicuri. Facciamogli una bella analisi di sangue e vediamo perché non fa più go. Magari si dà una medicina e ricomincia, però questa... Cioè, Belotti a me è fra i giocatori che quando li pigli a gennaio sono i migliori prendibili. Sì. Il problema sono i meno peggio, perché se no la Roma lo teneva,
ha fatto benissimo a Torino, ha sconvolto tutto, e poi c'era un fisico gobbo, sembrava Gigi Casiraghi, grande centravanti. Quindi Dio, Belotti è un ex. No, mi spiace contraddirti. No, vabbè, Furio. Però l'analisi di sangue potrebbe... Viva la diversità d'opinione, no? Ma anche perché se prende a Lukaku, che io classe non è che, c'hai, però. Che sono qui a dire. Non ti arrabbi sulla diversità, perché nel calcio, ma che tu no, dici, ma assolutamente. Anche perché poi su Belotti sono in netta minoranza. Cioè, lunedì è con Leonardo Petri la battaglia persa. Ora anche venerdì facciamo discorsi. No, vabbè, una battuta. Te sei con Petri, te? Lunedì sì, di solito in trasmissione all'ora di pranzo. No, dicevi, sai che... qui non pensavo... No, lunedì a pranzo, ti ho interrotto, stavi dicendo? Non me lo ricordo. Ah, vabbè, andiamo su messaggi di ascoltatori. Vabbè, poi c'è chi ti faceva gli auguri buona Pasqua, questo si contraccambia. Allora, sì. Poi altro... Fabrizio, perché il circolino mio, il club sportivo, è un cult, è diventata una roba, una meta. E il martedì noi ci troviamo sempre con una bella platea. Simpatici, belli, e Fabrizio mi ascolta, mi manda tutti i commentini, mi manda tutti i piacerini, bravo, di la verità. Allora, Furio, ti trovo spesso la mattina a prendere il caffè. Tutte le mattine. Non sto a dire il quartier generale, vabbè, ma tanto a Settignano. Bar Cesare. A Coverciano, è sempre un signore molto elegante e molto carino con tutti, Gianni. Furio, siamo sulla stessa onda, italiano più Lukaku, ti scrive il Pigna. Per Furio, no allenatore, no un giocatore, no un DS, mi interessa il totalone. Cioè, questo ascoltatore Massimo vuole il totalone, inteso come e il mix tra società, allenatore e squadra, non un singolo ma tutti insieme. Allora, questo compito qui alla Ferguson ti va bene? Sì. Sir Alex, lo può fare italiano, perché italiano ha forza, è rimasto dopo la tragedia di Joe, ha fatto benissimo nei campionati che è, quindi c'ha potere con la Fiorentina, c'ha potere perché lui può dire oh ma io ti ho preso questo e sei andato, se pigliavi lo dico, ora ha potere, però non so con chi parla per far spendere soldi, con chi parla? Ora compra de... No, Pradè deve parlare con qualcun altro, perché i soldi non ce l'ha Pradè. Allora Rocco, certo. Allora deve parlare con Rocco. E Rocco, se parla con italiano, è molto più addomesticato, molto più convincibile. Italiano può diventare il Ferguson con la tragedia che è successa ora. Perché quando tu c'hai questa Joe Barone che fa tutto lui... Tragicamente non c'è Joe Barone, ci avevano tre persone per sostituirlo e il più indicato a prendere le redini moderate, non come Joe Barone, italiano, perché può dire ma guardi che ho fatto io, lui c'ha la classifica, c'ha i risultati e lo sostengono. Sì, dice se poi a fine anno vince anche un trofeo ha maggior ragione. Ma c'ha fatto finali, rimangono con questa squadra che io non mi dispiace, ma una squadra di rettina, non è uno squadrone, cioè lui ha avuto tre posizioni in alto non meritate, l'ha avuto per il suo stress, per queste formazioni che non indovinate mai, per questo ti levo, per questo in panchina sembra Antonio Conte, perché lui determina, qualcosa ti dà, non è come quelli che sono silenziosi. Anche su questo è stato criticato e dice trasmette troppo, tubo. Sì, certo, manda quello che credi a fare l'allenatore, voglio dire che fa. Dice troppo tarantolato, trasmette ansia alla squadra. È tarantolato se Coyote fa il turista per il campo. Vieni qua, devi stare qui. Ma glielo dice bello in un orecchio. Te devi stare così, quando dice stringi vuol dire pressare, perché italiano e gli piace marcare gli avversari, perché se li marchi è un giorno, capito? Ecco, ti volevo leggere una cosa. Nessun snobismo, Un pezzo dell'intervista a proposito di questo di Zola stamani alla Gazzetta dello Sport. Zola, conosco bene Zola io. Infatti, che insomma mi sembra uno che abbia voce in capitolo, no? Quando parla, sono stato un piccolo giocatore. Zola ha detto: la Fiorentina è una squadra che mi piace, ma finalizza poco e questo porta spesso molti giocatori oltre la linea della palla. Se avesse un centravanti da 15-20 gol sarebbe a posto. Sei d'accordo con questo? Vale per tutti. Però forse nella Fiorentina questi vale per tutti, è la debolezza di una squadra te la puoi anche esprimere dicendo beh, se c'è il centravanti scompare tutto il resto, quindi ti offusca tutto, dici. Certo, tutto diventa oro.
Allora andiamo in pubblicità, poi ti leggo le dichiarazioni di Gilardino, che sono un po' enigmatiche. In diretta su quello che hai detto noi. Sì, ti ha risposto in maniera diretta. Vediamo dopo la pubblicità che ha detto uno dei papabili allenatori della Fiorentina l'anno prossimo. A tra poco. Grande Lady Radio, il rientro di Furio, miglior acquisto del decennio. Un abbraccio, vi ascolto come sempre. Stefano da Firenze. Si sta meglio ai Four Seasons che ai campeggio. Sei un grandissimo Furio, sei un grandissimo. Furio, chi ha preso Vlahovic a gennaio non è che gli è andato molto male, quindi a gennaio, volendo, si può trovare anche roba buona. Un saluto Fanta, auguri. Ragazzi, se si piglia altri sport, per l'esempio il ciclismo, Giro d'Italia, Tour de France, montano un sella tutti i giorni e fanno centinaia e centinaia di chilometri, 4 ore in bicicletta e pedalare, e lì si dura fatica, quindi che dire, il Leo da Gambassi. Sì, buongiorno, che bellezza, siete una coppia da top player, coppia storica. Furio, ti volevo dire, Cagliolet che va in Under 21 e fa due panchine consecutive, giocando soltanto una manciata di minuti nella seconda partita. Qui a Firenze, a detta di molti, anche mia, è considerato un giocatore che ha una marcia in più, a detta di molti, anche della stampa, già pronto per la nazionale maggiore. Però ecco, perché fa la panchina nell'Under 21 a Zanotti, che è un giocatore che gioca in Svizzera, mi sembra. Ciao Fish. È una bella domanda questa di Fish. È l'allenatore che gli fa. Quindi decide Nunziata. Perché l'allenatore dice Nunziata mi piace più di Cagliolet. Comunque Cagliolet va un po' domato, te l'ho bello detto, va un pochino inquadrato, va educato. Può spendere molto meno e spendere meglio, perché c'ha una velocità con la palla che non è proprio male, direi che fra i migliori. Poi crossa bene, difende bene, forte di testa, però va un po' domato e dagli delle regole che così consuma meno e fa di più. Ed è cioè l'italiano ci lavora e ottiene, queste sono cose che tu puoi migliorare, non è che se uno... a volte c'è le cose per battere in muro, qui no, qui c'è il successo quasi sicuro se ti dedichi alla causa, capito? Sì, poi io torno su un discorso molto semplice. Cagliolet è al primo anno di Serie A, quindi probabilmente il problema Furio è stato nel giudicarlo un fenomeno solamente che aveva fatto 3 partite, no? Come succede oggigiorno. Noi non sei giudicato un fenomeno. No, noi siamo stati molto onesti. Dal settore giovanile è giusto, come ce ne sono anche altri che potrebbero fare. Per esempio, io non posso non dire di Rubino.
Rubino fa sempre gol, i nostri non lo fanno mai, ma butta dentro Rubino. E te so che c'è hai... il babbo, ecco, Raffaele, esatto, voleva arrivare. Raffaele che è un direttore che lavora per la Fiorentina e lavora per tutti, credo, i giocatori della Fiorentina in prestito a giro per l'Italia, e ti garantisco che Raffaele è un direttore sportivo con scuola vecchia ma pesante, insomma, è piacevole parlare con Raffaele di calcio, molto piacevole. Dici diventerà un bravo direttore. Glielo auguro, perché glielo è una famiglia stupenda, lui, Bicica, bellissimo. Gente seria che se ne intende e che lavora, e questo basta e avanza. Ma il figlio fa sempre gol. Ma che paura c'è? Che paura c'è? Più non fa go, fa come quegli altri, no? No, ma sì, appunto. Oh, no. Dici, se si deve prendere in Zola, meglio Rubino, insomma. Certo, certo. Sì. Ma sul discorso di Vlahovic, ti diceva l'ascoltato. Vlahovic stava venduto, Vlahovic è un'occasione d'oro. Vlahovic ti ha trovato un portafoglio 2 miliardi dentro e tu lo tieni, perché a gennaio Vlahovic non si vende, però lui non ci voleva più stare. Quando io, se ti ricordi, io ho avuto tante critiche, perché io difendevo gli americani, tutto, Gio Barone, perché sapevo benissimo che c'avevo di là Fabio Paratici e Cherubini, che questo voleva venire via, non avrebbe più giocato nella Fiorentina, c'è stato un ammutinamento, se non andava via di notte, non voleva più stare un'ora qui, come fai a tenerlo? Allora gli hai preso i soldi e è andato via, ma questo è un caso raro, non ho memoria di altri casi del tipo valore calciatore e voglia di andare via, capito? Quindi era impossibile da tenere, stesso dicasi di Federico Chiesa. Intanto mi arriva un messaggio a tradimento, perché guarda il bel messaggio di un ascoltatore, ci manda un tegamino con il tortellino pasticciato e viola, e mentre ascolta Viola Scuro. Che bello! Un ascoltatore da Bologna. Oh, ora bisogna invidia. Chiamare l'editore. Sì. Pierluigi Picerno, auguri, perché oggi è il suo compleanno. Auguri Picerno, non lo sapevo, guarda, vedi l'amore che ho, la simpatia che ho per te mi ha portato a nominarti, e ti giuro che non sapevo che era il tuo compleanno. Auguri tanti per i tuoi 28 anni, li porti bene, bravo, complimenti. Però il Viola Scuro va, bisogna gratificare Viola Scuro, per ora non sono tanti ma diventeranno tanti, e fare un bel evento che tu organizzerai, e te lo chiedo in si può dire, ci stiamo lavorando per ci stiamo lavorando. E poi ringrazio invece chi ci manda messaggi anche mentre mangia sul tavolo di lavoro, arrivano piatti di ogni tipo, mi viene quasi fame, Furio, a questo del giorno. Ti deve venire fame, è naturale la fame a quest'ora. Ma poi ma uno vedi, manda un tortellino pasticciato. Pensano a noi, guarda, quando uno mangia può anche chiudere. Esatto, no, no, significa invece che fa compagnia. Che si aiuta la digestione. Allora, Alberto Gilardino ha detto in conferenza stampa, alla vigilia di Monza-Genoa, una partita che tu seguirai, no, Furio, con grande attenzione. Sì, perché c'ho... No, scusa, Genoa gioca col Frosinone, Monza gioca col Torino. Insomma, ha detto, c'è un rapporto per quanto riguarda l'aspetto tecnico della squadra, ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c'è un appuntamento per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità, deve essere ben chiaro a tutti, nel sedersi a parlare. Come ho detto, il pensiero mio e dello staff è che dobbiamo finire in modo migliore. Però devo capire quelli che saranno gli obiettivi. Dobbiamo alzare l'asticella sotto il punto di vista mentale e fisico. Viene via, su. Viene via, ha ragione, c'ha richieste, lo stanno pomiciando, noi credo ci siamo anche noi, credo che sul podio siamo avanti a tutti, se però lui ragiona, pensa, calcola il futuro, potrebbe anche non sceglierci, perché qui sa che ambiente trova, sa tutto, e tutto il bello può svanire in tre partite. E poi ha aggiunto anche quale sarà il mercato in entrata e in uscita della società, questo è chiaro, e quindi insomma sono parole. Chi c'ha direttore il Genova? A Ottolini. Ottolini, ho conosciuto per telefono Ottolini, Ottolini. Che gli volevo offrire un giocatore, l'ho conosciuto, brava persona. Ottolini e l'AD che è Blaskets, che è quello di 777 Partners. Sono biscotti, Blaskets. Blaskets, no, sei il proprietario, uno dei proprietari. Sono biscotti, sì, sono biscotti. Dai Blaskets. Sì. Allora, non parlo di stranieri, fuori ecco i nostri. Però Ottolini italiano, poi c'è il direttore generale Ricciardella, sono un mix tra italiani e
americani. Simo Limbianchino scrive che stava per cascare dalla scala la battuta for season campeggio. No, Simo mi ama, perché è il mio caro amico, amico della mia famiglia, di Filippo Forzi. Quindi Simo è per me punto e basta. E però non lo fa cascare dalla scala. Perché casca? È sempre sulle scale. Allora, Rubino, bel giocatore, ma deve crescere fisicamente. Sì, il Babbo è stato un grande attaccante, scrive questo ascoltatore. Certo. Deve crescere fisicamente, perché Paolo Rossi che è? Ma si sta scherzando? Perché deve crescere? Certo, se tu sei bello, alto, 1,90 e ti ami Van Basten, meglio. Ma se no tu puoi essere anche... un pericolo d'aria, sì, di poi non sempre la struttura fisica significa insomma qualcosa di... Se c'è meglio, se non c'è uguale. Allora, tanto altra notizia, è importante perché la Lega ha votato la Final Four in Arabia anche l'anno prossimo, bello, per la Supercoppa. Quindi se la Fiorentina va in finale, ritorna a giocare in finale Coppa Italia, rigioca la Supercoppa l'anno prossimo. E te ritorni là, pensa che bella vita ti fa fare. Sì. Che poi giornalisti dovete tifare Viola, a tutti quelli di una conference fa schifo, io sono contento. Stato tutto l'inverno a giro, aerei, macchine, 5 stelle, 12 stelle. Ora non esageriamo, qui non siamo già. Picerno è un uomo, un gentleman, quindi sì. C'hai i mezzi illimitati, dillo a te e al tuo capo Tenerino, Tenerani. 3 e 4 gennaio la finale, Tenerani, la semifinale, se la finale. Ci ascolti, per tutto a posto, per quella cosa dobbiamo fare. Bene, perfetto. Matteo c'è scrive: c'è molta mafia qui, lo sai, no? Sì, lo so, giusto. Cioè, una scena. Una scena. Allora, è a giugno, è ora che Rocco inizia a investire almeno 40 milioni sul mercato senza cessioni, o altrimenti è bene venda la società. Matteo dice che noi giornalisti dobbiamo dire questa cosa chiara e tonda. È vero. Però, la dite tutti i giorni. Però che se altrimenti venda la società, insomma, mi sembra. Vendere la società, se non è come vendere una bicicletta a Fiorentina. Vendere questa lì ci vuole tanti soldi. Poi gli americani non hanno bisogno di soldi, quindi se vendono è perché sono sopravvenuti problemi inaspettati, incredibilmente drammatici. Allora può essere perché anche il presidente non ha più voglia di fare tutto questo andi rivieni, mi sembra di capire. Quindi vendere la Fiorentina una cosa ci vorrà un paio d'anni, credo, perché sono sì, cose... Sì, poi sai, Furio... E poi c'è la voglia di non vendere che ha Rocco commisso, sono sicuro, deve valutare la voglia di non vendere con l'attualità, come va, se gli crea troppi problemi e tutto. Però ora, per ricordare Gio, e bisogna fare una cosa bella, e la cosa bella la fai se rimane italiano, perché se viene un'altra la vedi che Gilardino è già da un'altra parte. Aquilani no, è lì, però Aquilani credo che non abbia il peso, il potere, la volontà e la forza di dire no, voglio quello, voglio quello, voglio quell'altro, credo io. E poi io mi sbaglio, capito? Poi lui è per adesso Flick e Flo, che sono amici da quando era alla Roma, era un ragazzino delle giovanili, quindi c'è un rapporto bellissimo, a volte è importante, a volte può anche creare qualche cosa è migliorativo, cioè il rapporto dei due se è molto buono non fa male, però ecco, c'è troppa confidenza, quindi non vorrei che ci fosse un convincimento troppo facile dalla parte, dall'una e dall'altra parte. Poi altri messaggi altra domanda per Furio: nel panorama italiano c'è in prospettiva un nuovo Flacchi? Ragazzi miei, Flacchi fra l'altro l'otto, perché non poteva, non nasce il lascia l'otto, perché non è normale nella vita. non ne ho visti tanti in prospettiva. Non, chi c'è? Dammi una mano, chi c'è? Chi c'è anche all'estero? Baldanzi non è un Francesco è 7 volte più forte. Sette volte. Poi bisognerebbe aprire se in Italia all'estero. Dio, 7 volte. No, infatti, io ti dico uno italiano che ha quel tipo di... difficile. Ragazzi, ma Francesco è stato un campione. Guardare, io so tutto di Francesco, è un figliolo per me, anche se quando dice chi stai il tuo procuratore, non mi nomina mai. Non mi nomina mai. No, ma tutti lo sanno, ma chi lo sa? Insomma, bellissimo. Ma Francesco è stato, ma è un fenomeno. Poi dopo qualche problema di troppo ha dovuto, ma lui era
pari grado di Totti e del Piero, 1,75, 1,76, 1,74. 84 del Piero, 75 e 76, e hanno sempre corso insieme, ma il migliore dei tre fino a che non sono arrivati è sempre stato Francesco. Francesco è andato alla Sandoria, ha voluto la maglia 10 perché era innamorato di Mancini, ma ha fatto 140 gol. Oh, in acrobazia Francesco, solo forse di Natale era come lui. In acrobazia Francesco è un fuoriclasse. Altro che Nico Gonzalez. Di testa Francesco la piglia sempre lui, e le alto 1,70 m, 1,73 m, quello che è. Perché come va in cielo lui, poi c'ha questa sospensione, poi c'ha un timing con questa palla che solo quelli veri ce l'hanno. Se te lo vedi a giocare a calcetto, ti piace il calcetto. Sì. Ma il calcetto è noioso. È noioso. Vedi, sì, giocare a Francesco, ti piace il calcetto. È che è lui. È che è lui. È che è Francesco, vabbè, questo sì, ma poi credo che abbia veramente pagato un prezzo altissimo per quello, soprattutto stato, in relazione a tutti quelli che hanno fatto cose peggiori per il gli altri. Il doping è un'altra cosa, sì. Quello che faceva Francesco da coglione. Io per esempio dico una cosa: com'è che Flachi abbia avuto quel trattamento e Masiello, per cui si è appurato e ci sono state delle alterazioni delle partite, ma il primo problema, continui a giocare, quello grosso. Ma il doping è un altro film. Il doping sono il cambiamento del sangue, ti mettono dentro globuli rossi, ti cambiano la cilindrata, quello è doping. Ma se uno fa il coglione a prendere le cose per fare le belle serate, quello peggiora la prestazione, non la migliora, la peggiora. E quindi sì, resta un mistero come Flachi sì e altri no, con altre cose sono probabilmente più gravi. Pubblicità e torniamo. Il mondo non è giusto, figliuoli. Ciao ragazzi, sono Pietro. Tutto quello che dice Furio su italiano è vero, sono d'accordissimo con lui, però c'è un problema. È che a Rocco Commisso piace la mediocrità, cioè quello che sta avvenendo da un paio di anni a questa parte. E quindi io capisco italiano se a fine anno ci lascia. E il problema infatti e chi lo sostituisce. Pietro da Reggello, auguri di buona Pasqua a tutti. Oh Furio, ho visto Brasile e Spagna e c'era due sedicenni in campo. Come mai in Italia a 30 anni sono ancora giovani?
Questo... è vero, vedi, io sto parlando di Rubino, parlo di altri giocatori, quindi tu mi trovi d'accordo, ci vuole coraggio, perché anche il popolo, noi allo stadio, se ti buttano dentro un ragazzino e non ti piace, no, sempre con ragazzi si va a giro, c'è il brusio, certo, cioè, dove si vuole andare la nazionale spagnola, vuol dire che ha dato qualche segnale in più e quindi è giusto che giochino, ma io sono per i giovani, io sono per Rubino. Sì, poi per esempio il discorso potrebbe essere quello di dire perché prendi Christensen quando c'hai Cerofolini in casa, ma no? Dai, per forza, o perché, sì, perché non tieni Bianco e prendi Maxim Lopez e Sassuolo, insomma, aveva fatto vedere qualcosa. Ma Sené della primavera ti piace? Chi? Sené, l'altro attaccante della primavera. Non l'ho vista mai la primavera, io non l'ho vista mai. Ti chiede Michele da Firenze, 1,89, gran fisico, ma non sembra pronto per la prima squadra. Allora, non lo so, io il pronto e non pronto, c'è un solo modo per capirlo, farlo provare, che se no nessuno può intuire se è pronto, se non è pronto è che non ha molta simpatia a chi giudica, se è pronto vuol dire che gli piace molto, quindi non è pronto fisicamente è una cosa che lascia un dubbio, che più che altro è un'incertezza per chi decide, ancora non gli piace un granché, allora uno è pronto fisicamente che sparecchia tutto. Però chi diceva che il nostro presidente non è ambizioso, sì, sì, no, sì. Non è così, come fa un americano con 10 miliardi di dollari non essere ambizioso, dai, come può non essere ambizioso uno che ti fa una roba da cinema lì a Bagnaripoli è famosa nel mondo da quando c'è Rocco Commisso, come fa a non essere ambizioso? Questo è molto ambizioso, magari c'ha qualche consigliori che non è stato molto preciso, oppure oltre certe cifre non le può spendere, sai che ha soldi e vuol dire che li gestisce bene i soldi, quindi sono tutti Vittorino Cecchigori, eh? Sì, poi io credo che non si possa giudicare solo e soltanto da un esborso, così come ha detto l'ascoltatore, cioè deve investire 40 milioni e non cedere i giocatori, ma scusa, ma se uno vende, non lo so, un giocatore e ne prende un altro, però, migliore, insomma, va bene. Allora tu li spendi. Sì. Se tu vendi Vlahovic lo devi comprare, ora non vendere. Chiesa lo devi comprare, ora lo devi vendere. Quadrado lo devi comprare, lo devi vendere. Sì, però se Vlahovic vuole andare via, come hai detto benissimo, prima, vendi a 75 milioni e prendi un altro attaccante forte, non è che vai a diminuire. Prendi un attaccante da 0 a 0. Ci sono delle cose, delle operazioni di mercato che non puoi contenere, devi darli via, tipo Vlahovic e Chiesa, e altre che devi modificare, cercare, fare, andare in giro e poi prenderle con argomenti decisi, capito? Se tu prendi un giocatore, devi andare copiati alla Pasquale Bruno, devi far male, te devi venire da me o devi convincere, devi andare alla sua casa, come fanno tutti i grandi direttori sportivi. Ecco, spiegaci come funziona la trattativa, cioè te, prendiamo Lukaku, perché te hai detto il nome Lukaku, come convinceresti Lukaku per venire a soldi. Soldi. Però per tutta la magia che mi hai detto nell'andare a cercare la famiglia. No, Lukaku è stato cercato, cioè, bisogna di cercare Lukaku c'è e si trova una cosa che si è inventata per la squadra belga, Sì, l'Anderlecht, cioè, quando... se poi lo scopri meglio, ma... te dici su un talento devi andare dalla famiglia, da tutto... certo, devi andare dalla famiglia, capire, fare regalo alla signora, ma no, per Ruffio, è una sorta di operazione per avere simpatie e per essere preferiti l'uno con l'altro, perché combatti con gli stessi mezzi e poi vince la simpatia. E deve andare con la simpatia, ma lo sa, ne è successo di queste cose. Però Lukaku è definito, Lukaku non c'è bisogno di nulla, Lukaku va solamente lì con soldini, ma poi anche prendere gli stessi soldi, se li, ecco, tu lo fai innamorare di Firenze, a volte vengono alle stesse condizioni per venire a Firenze, è già successo, tutti quelli sono rimasti a vivere, hai detto bene te, sembra la storia della Fiorentina sia caratterizzata solo dagli ultimi anni, o da, cioè, giocatori forti la Fiorentina l'ha avuti l'ha comprato, ci sono palmarès di giocatori che io mi riferisco sempre a Mbarabà, ma che me ne forbe, con tutto il rispetto a Mbarabà, ma memoria per me, per un fiorentino Mbarabà lascia memoria. Ecco, a proposito di stelle e di storia della Fiorentina, sei pronto a festeggiare Giancarlo Antonioni? E lo festeggio tutti i giorni, certo. A Giancarlo Antonioni io ho la fortuna di vederlo spesso, e Giancarlo
tutti i giorni è il suo compleanno, come esce di casa è una festa continua, perché se l'è meritato. E quindi lui, ma lo sai che penso io? Che Antognoni bisogna tornare alla Fiorentina. Ieri l'ha dichiarato a Tutto Sport. Bisogna tornare. Vediamo se ci sono le condizioni per farlo tornare. Dipende tutto dal presidente. C'è un brutto rapporto con Gio. Vediamo che succederà. Ieri ha riaperto la porta dopo tanto tempo. Insomma, questo sì, in un'intervista a Tutto Sport. Non lo sapevo. Sì, ha detto mai dire mai. Insomma, Tutto Sport. Sì, a Tutto Sport alla Brunella, esatto. Sì, ieri ha detto, insomma, ha fatto un'apertura importante. Quindi poi vedremo che cosa succederà. C'è anche una bella mostra, no, per Giancarlo. Sì, a proposito, Simone, tranquillo, ci siamo tutti, Lì al quartiere, lì dai Pierguidi, dal quartiere 2, Piazza Alberti, c'è una mostra delle foto di Giancarlo, cimeli, cappelli, cappelline, ciabattine, c'è tutto. E quindi noi ci saremo, ci sarò volentieri alle 11, 10 e mezzo da te, fammi parcheggiare bene se non mi avveleno, e quindi ci vediamo tutti il 2. A Villa Arrivabene, che è la sede del quartiere 2, lì in Piazza Alberti, davanti all'amico Andrea Benzivendolo, sì, che ovviamente ha il suo quartier generale lì davanti. Che è una colonia bellissima. Bella, molto bella. Proprio lì all'inizio anche di via Gioberti. Allora, Furio, grazie, buona Pasqua. Grazie a voi. Ti aspetto venerdì prossimo. Beh. Andiamo a commentare Milan-Atalanta e la partita con la Juventus che arriverà. Insomma, un po' di temi ci sono. Sì, sarà ripetitivo, non ti sbagliare, perché non c'è da aggiungere altro sulla preparazione della partita. Perché no, la partita importante non è quella di domani. È sempre quella dopo. Auguri Furio, grazie. Auguri a voi, grazie, ciao. Grazie a Furio Valcareggi, grazie a Tommaso Tiranno che ha coordinato la parte tecnica. Dopo di noi arriva l'appuntamento con Palla al Centro, 2 ore insieme anche con Firenze Viola, con Tommaso Loreto, Pietro Lazzini in studio, Dario Mazzara di Milan News, Nicolò Ceccarini, Luca Speciale, Luca Calamai, le parole anche di Pioli sulla partita che attende il Milan a Firenze anche da un punto di vista ambientale. Poi alle 18 arrivano Andrea Vignolini e Leonardo Petri con le bombe delle 6, non fanno male. Buona Pasqua a tutti da Duccio Mazzoni, restate sempre all'ascolto di Radio. Ovviamente noi saremo in diretta domani per raccontarvi Fiorentina Milan, non saremo in diretta lunedì il giorno di Pasquetta, e torneremo con la nostra programmazione martedì. Buona Pasqua a tutti, ciao. Stazione di sosta, la rubrica di Claudio Nassi. Quando guardo Inghilterra-Brasile, Spagna-Brasile, Inghilterra-Belgio e Francia-Germania, viene più di un dubbio che abbia ragione Spalletti se dice che andremo agli europei per vincere. Abbiamo già avuto Mancini che voleva portare a casa il quinto mondiale. Se ci si mette anche il commissario tecnico, vuol dire che dobbiamo migliorare, lavorare in silenzio e aspettare a parlare confortate dai fatti. Invece assistiamo a convocazioni pletoriche, a formazioni rinnovate, quasi la squadra fosse la dama e i calciatori pedine. Eppure le partite viste fanno pensare che dobbiamo correre per recuperare il gap, e dal momento che anche nel calcio saper lavorare determina, non rimane che attendere per vedere il blocco dell'Inter farla da padrone, se ha la miglior difesa d'Europa, con Darmian, Acerbi, Bastoni e Di Marco, più Barella e Frattesi, poi Donnarumma, Di Lorenzo, Pellegrini, Retegui, Chiesa, Locatelli, Mancini, Cristante, Scalvini, Zaccagni, Zaniolo, Vicario e pochi altri, a completare un organico che di volta in volta avrà bisogno di pochi ritocchi. Nel calcio comunque non ci si annoia. Stavolta è orsata a uscire allo scoperto e a chiedere il commissariamento per la gioia di Gravina. L'internazionale di Schio sarebbe designatore, Rocchi presidente AIA e al comando un uomo del numero uno, in modo di impedire a Trentalange e Baglioni di tornare ad occupare posizioni dominanti e fare le cose nel miglior modo possibile. Se qualcuno pensa che all'interno dell'organizzazione c'è un attimo di calma, sbaglia. La lotta è senza esclusione di colpi, poi forze uguali e contrarie si annullano e tutto torna come deve. L'AIA è questa, ma i limiti sono la sua forza. Chiudo con la sentenza della Corte Europea
sul ricorso di Giraudo relativo a Calciopoli, da una guerra di potere che voleva sostituire Carrara alla presidenza della federazione, nacque un polverone mai visto. Si risolveva rivedendo due articoli delle carte federali, dove si leggeva che i vertici arbitrali e designatori erano scelti da Carrara. Ebbene, portata davanti al TAR del Lazio, i giudici hanno risposto: il problema che solleva non è di nostra competenza. Le motivazioni? In seguito, una legge del 2003 stabilì che su tutte le vicende giudiziarie sportive doveva rispondere un organo della capitale, come vuole l'Italia romanocentrica. A Giraudo quindi non rimane che appellarsi al Consiglio di Stato. Ricordo che si possono leggere gli articoli di Stazione di Sosta sul sito www.claudionassi.com. A venerdì. Stazione di Sosta, la rubrica di Claudio Nassi.